Sono aumentate le richieste di aiuto alla Caritas di Roma, un incremento sensibile delle persone che in queste settimane sono più in difficoltà, ma aumenta anche la solidarietà, come ci spiega Rosario Carello. Arrivano da giorni, scaricano e se ne vanno. Sono i camion di piccole e grandi aziende del Lazio e nazionali che regalano tonnellate di prodotti alla Caritas diocesana di Roma. Due autotreni di colombe pasquali, un autotreno di uova pasquali, è arrivata tantissima pasta sempre in termini di autotreni, un importante gruppo che lavora nel settore dell'igiene personale ci ha mandato un autotreno di prodotti di questo tipo. Un aiuto che arriva nel momento più giusto, mai così tante richieste per mangiare da chi prima del Covid ce la faceva da solo. Ed è quel segmento di popolazione, di cittadinanza che magari aveva dei piccoli lavori, lavori anche un po' sommersi e che stando in casa ha perso un po' tutto. All'emporio solidale della Caritas, dove la spesa è gratis, le mamme prendono le uova di Pasqua. Sarà una festa normale, almeno per i bambini. Purtroppo è difficile. E purtroppo sto da sola con la bambina e facciamo veramente un po' la fatica per arrivare a fine del mese. E quindi tramite assistenti sociali siamo arrivati qua. È la prima volta che viene qua? Sì. Lei che lavoro faceva fino a qualche giorno fa? Babysitter e coach. Purtroppo chi non ha niente deve avere la dignità di chiedere. La vita che cambia in un mese, il baratro all'improvviso, ma anche la generosità